I missili balistici intercontinentali sono l'arma più devastante mai prodotta dall'uomo. Questo programma Video Ordnance esamina come le forze aeree degli Stati Uniti utilizzino la loro forza missilistica strategica. L'idea di utilizzare dei razzi a scopo militare risale a centinaia di anni fa, ma è solo in questo secolo che sono divenuti veramente delle armi. I primi tentativi di utilizzare missili guidati avvennero durante la Prima Guerra Mondiale, come questo curioso tentativo americano di creare una bomba robot. Negli anni 20 e 30 esperti americani, tedeschi e di altre nazioni fecero esperimenti con i primi veri missili balistici. Fu la Germania a perfezionare il missile balistico nella Seconda Guerra Mondiale con la V2. Un missile balistico differisce da altri tipi di missili sotto due aspetti. Al contrario di un missile cruise, non ha ali, quindi l'alzata gli deriva unicamente dal suo reattore. Inoltre, a differenza di altri missili guidati come i missili antiaereo o i missili anticarro, la sua traiettoria di volo è un semplice arco balistico che lo porta da un punto a un altro senza movimenti significativi. La V2 causò migliaia di morti in città come Londra e Antwerp, ma aveva uno scarsissimo valore militare. L'esplosione della bomba atomica nel 1945 cambiò tutto questo. Una testata nucleare rende qualunque sistema, sia missilistico che aereo, considerevolmente più potente. Ai primi degli anni 50 non vi era ancora accordo su quale tipo di sistema si dovesse utilizzare per il trasporto di armi nucleari strategiche. La maggior parte delle nazioni, Stati Uniti compresi, tendevano a favore del bombardiere strategico. I primi missili non avevano né la portata né l'affidabilità da consentire che fosse loro affidato un carico tanto mortale. Alla metà degli anni 50 i missili vennero migliorati. Vi erano due categorie in campo missilistico, quelli balistici come i primi Atlas e Titan e i missili cruise come lo Snark. I missili balistici emersero alla fine come il principale sistema d'armamento strategico adottato dalle superpotenze negli anni 60. A differenza dei missili aerei o cruise, quelli balistici non potevano essere abbattuti con facilità. I primi missili strategici vennero lanciati da postazioni a terra, ironicamente definite casse da morto. Man mano che l'accuratezza dei missili crebbe, queste rampe di lancio terrene divennero vulnerabili agli attacchi da parte di missili balistici nemici. Di conseguenza, i missili vennero portati in postazioni sotterranee, in silos di cemento armato, e questo sistema è rimasto valido fino ai nostri giorni. Sia il silos di lancio del missile che il centro comando lancio sono posizionati sottoterra, al riparo da tutto, salvo che da un colpo diretto. Un'altra alternativa era di piazzare il missile balistico su di una piattaforma navale mobile, come un sottomarino. L'efficacia dei missili è di gran lunga aumentata a partire dalla fine degli anni 60. I primi missili balistici intercontinentali, come l'Atlas o il Titan, avevano una precisione con qualche miglio di scarto. I moderni missili balistici colpiscono il punto previsto con uno scarto di poche centinaia di piedi. Il cuore del sistema di guida di un missile balistico è un'unità di guida inerte, come queste che vediamo qui. Esse contengono giroscopi e altri sensori che monitorizzano ogni deviazione dall'orbita di volo prevista, inviando ai motori le necessarie correzioni. Un'altra innovazione degli anni 60 è stata la correzione astrale. Quando il missile entra nello spazio durante il volo di ascesa, il suo sistema di guida apre una piccola finestra. Il computer di bordo confronta una mappa stellare con lo spazio reale ed è così in grado di fornire altre correzioni di guida. Il potere distruttivo dei missili è aumentato con l'introduzione dei MIRV, mezzi multipli indipendentemente riprogrammabili. I primi missili, come la V2, avevano una singola testata. Un missile contemporaneo può averne 10 o più. I sistemi MIRV sono montati su un portatestate. Man mano che il missile vola verso l'obiettivo, il MIRV punta con attenzione ogni singola testata sul rispettivo target, passando poi al lancio e consentendo così a un unico missile di attaccare obiettivi multipli. La combinazione tra la precisione missilistica e la tecnologia MIRV ha raggiunto un punto tale da rendere vulnerabili ad attacchi missilistici perfino i silos sotterranei in cemento armato. La soluzione a questo problema è stata di rendere nuovamente mobili i missili. Sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica hanno fatto esperimenti in proposito, ponendo missili balistici strategici su larghi mezzi di trasporto a ruote o su ferrovia.
L'altra alternativa per consentire mobilità ai missili è il sottomarino. Le forze armate degli Stati Uniti hanno infine favorito i sottomarini, mentre i sovietici hanno dato la preferenza a missili mobili a terra. La forza strategica nucleare statunitense è composta da tre elementi principali, denominati la triade, ovvero di bombardieri strategici, missili di stanza a terra e missili posti su sottomarini. Il supporto primario della triade è la forza di bombardieri strategici dell'aviazione americana. I bombardieri restano un elemento importante poiché possono essere richiamati. In momenti di crisi, i bombardieri possono iniziare a volare verso un territorio nemico, segnalando allo stesso tempo la serietà della situazione. Possono infine essere richiamati se la crisi rientra. Il secondo supporto della triade è la forza di missili balistici di stanza a terra delle forze aeree statunitensi. Il missile a terra è simile per quanto riguarda la precisione al bombardiere, ma è molto più veloce. Un missile lanciato dagli Stati Uniti può colpire un obiettivo in qualsiasi punto del globo in meno di un'ora, mentre per un bombardiere sarebbero necessarie più di 6 ore. Ma un missile non può più essere fermato dopo che è stato lanciato. Non contiene meccanismi autodistruttivi che potrebbero diventare un'arma a favore del nemico. Il terzo supporto della triade è la forza di missili balistici lanciati dai sottomarini della Marina americana. Fino a poco fa i missili lanciati dai sottomarini non erano precisi quanto quelli lanciati da terra. Il problema non riguardava il missile di per sé, ma il sottomarino. Per i missili di stanza a terra è molto semplice determinare la posizione originale di lancio. Per un missile lanciato da un sottomarino non solo è necessaria un'estrema precisione del missile, ma il sottomarino deve anche possedere un elaborato sistema di navigazione, in modo da poter dire con esattezza in quale punto del globo il missile si troverà poco dopo. Il vantaggio principale dei missili lanciati da sottomarini rispetto a quelli di terra è la loro pressoché totale invulnerabilità. Una volta in viaggio nelle profonde acque dell'oceano, il missile nucleare balistico sottomarino non è praticamente intercettabile. I silos dei missili di stanza a terra sono invece facili da localizzare e di conseguenza vulnerabili agli attacchi. I sottomarini sono praticamente impossibili da localizzare, quindi molto difficili da attaccare. Sia i missili balistici sottomarini che quelli di terra hanno avuto una grande evoluzione nel corso degli ultimi 30 anni. Il missile Atlas a propellente liquido fu il primo missile balistico intercontinentale sviluppato negli Stati Uniti in grado di colpire obiettivi dall'altra parte del globo. Tuttavia, la carriera dell'Atlas nell'aviazione statunitense fu molto breve poiché non era in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che i programmatori dell'Air Force consideravano necessari. La risposta fu un grosso missile che poteva portare testate nucleari per un maggior numero di miglia. Il Titan II divenne il missile strategico pesante degli Stati Uniti ai primi degli anni 60. Era un'arma enorme, alta più di 100 piedi. Il peso a terra era di 165 tonnellate e poteva raggiungere obiettivi distanti 9.300 miglia. Solo 54 Titan fecero parte della forza ICBM, ma con costanti miglioramenti questi missili rimasero in servizio fino al 1987. Uno dei principali problemi posti dal Titan era l'impiego di carburante liquido. I razzi a carburante liquido si erano già dimostrati pericolosi da maneggiare e l'aviazione spingeva per ottenere un più sicuro motore a carburante solido. Il nuovo missile strategico Minuteman utilizzava propellente solido ed era molto più compatto del Titan. Era stato in origine progettato come missile mobile, ma quei programmi vennero abbandonati per raggiungere più rapidamente uno status operativo, il che avvenne nel 1963. Il Minuteman formò la spina dorsale della forza strategica deterrente dell'aviazione statunitense per più di 2 decenni. Il deterrente è l'essenza della forza nucleare strategica. Significa distogliere col timore le forze armate nemiche dall'attaccare con le loro armi strategiche, ben sapendo che sarebbero poi soggette ad una devastante raffica di rappresaglia. Il Minuteman resta un elemento di punta della forza deterrente americana, con 950 missili all'incirca ancora in servizio.
Il missile Minuteman III venne adottato nello spazio di tempo dal 1973 al 1975. È il più moderno dei missili Minuteman che utilizzano il MIRV, mezzo multiplo indipendente riprogrammabile. Questo missile ci consente molte più possibilità della precedente generazione dei Minuteman. Uno degli elementi che determinarono il successo del missile Minuteman fu il modo in cui era piazzato. Silos di lancio e centri di controllo lancio vennero affossati nel terreno e rinforzati a protezione del missile da attacchi nucleari. A causa di questo sistema di piazzamento, il Minuteman si guadagnò negli Stati Uniti il soprannome di asso nella manica americano. Il Peacekeeper, il cui nome in codice originale è MX, è il più grande nuovo ICBM che entra a far parte del servizio dell'aviazione statunitense. Incorpora le più recenti tecnologie nel controllo missilistico e nei sistemi di navigazione per ottenere un'affidabilità e una precisione incredibili. L'intricato sistema di guida del Peacekeeper è così sensibile da dover essere assemblato in condizioni attentamente controllate. Come qui vediamo, l'unità di guida è costruita in un luogo particolare, definito stanza pulita. I Peacekeeper erano stati in origine previsti come mobili. Muovendosi su treni, sarebbe stato praticamente impossibile per il nemico localizzarli in continuazione. Delle controversie politiche su questo sistema di postazione misero in disparte il concetto della mobilità su treno e i Peacekeeper vennero invece posizionati in tradizionali silos. Il missile Peacekeeper è completamente differente dal Minuteman. Ha una lunghezza di 71 piedi con un peso approssimativo di circa 195.000 libbre e un diametro di circa 90 pollici. Il missile è a lancio freddo in contrapposizione ai tipi a lancio caldo come il Minuteman. Il missile Peacekeeper viene espulso dal silo a mezzo di un processo generativo a vapore. Una volta raggiunta l'altezza di 150-200 piedi dalla superficie terrestre, i motori del missile si accendono. Il Peacekeeper possiede 10 espulsori riprogrammabili indipendenti contro i 3 del Minuteman III. Il Peacekeeper mobile su ferrovia resta un modello per il futuro spiegamento di missili balistici. Un missile con sistema di sicurezza mobile è il piccolo ICBM comunemente denominato Midgetman. Viene rimorchiato da un mezzo a ruote adatto a tutti i terreni e può percorrere le pianure dell'America centrale e occidentale in periodi di crisi al fine di evitare di essere intercettato e attaccato da forze nemiche. L'arma è molto più piccola del Peacekeeper, quindi più facile da trasportare. Porta solo un'unica testata nucleare contro le 10 MIRV del Peacekeeper. L'idea di nascondere missili in mare utilizzando un sottomarino venne studiata per la prima volta dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Essa venne infine resa operativa dalle marine di Stati Uniti e Unione Sovietica alla fine degli anni 50. Nella marina statunitense, i primi sottomarini nucleari armati di missili balistici divennero operativi nel 1960 con il Polaris A1 Fleet Ballistic Missile. La flotta armata di missili balistici si è evoluta nel corso dei successivi 30 anni. Il Polaris A3 ha raggiunto una portata di 2.500 miglia nautiche. Ultimamente è stato rimpiazzato dal Poseidon C3 Fleet Ballistic Missile, che è stato il primo missile balistico navale con testata multipla. Il Poseidon fu seguito dal Trident. Il missile Trident 1 diede agli Stati Uniti un missile balistico con portata di 4.000 miglia. Servì quale predecessore per il più nuovo e più potente missile balistico navale, il Trident 2, che venne sperimentato a Cape Canaveral nel luglio 1987. È in grado di lanciare 10 testate nucleari con una portata superiore a 4.000 miglia. Utilizza la più moderna tecnologia in campo elettronico ed è strutturato per raggiungere un alto grado di precisione e affidabilità. Quel che rende il Trident e gli altri FBM unici è la loro piattaforma di lancio. I sottomarini sono spesso descritti come i mezzi segreti per eccellenza. Essi sono praticamente impossibili da individuare nella vastità degli oceani, rendendo di conseguenza i loro missili sicuri da ogni attacco.
La progettazione e la produzione di una forza di sottomarini e dei loro complicati missili è compito arduo e costoso. I sottomarini moderni a missili balistici sono tra le armi più costose del mondo, superando il miliardo di dollari. Ma al lato pratico forniscono agli Stati Uniti una parte importante della triade, di grande aiuto come deterrente alla guerra nucleare. L'enorme potere distruttivo dei missili balistici strategici comporta l'adozione di misure eccezionali per far sì che non vengano lanciati accidentalmente. È compito degli uomini e delle donne specialisti nell'aviazione statunitense fare in modo che queste armi vitali siano pronte all'istante, ma solo dopo aver ricevuto appropriate istruzioni dalle più alte autorità di comando. Il SAC ha attualmente 6 basi dotate di missili balistici. 2 sono localizzate nel Nord Dakota, ovvero alla Minot Air Force Base e alla Grand Forks Air Force Base. Un'altra è nel Montana, a Malmstrom Air Force Base. Una in Sud Dakota, alla Ellsworth Air Force Base. Una nel Missouri, alla Whiteman Air Force Base. E infine la nostra nel Wyoming, la F.E. Warren Air Force Base. Nel complesso portano al SAC 1000 ICBM di forza nucleare deterrente. La 90th Strategic Missile Wing presso la F.E. Warren Air Force Base di Cheyenne è responsabile di 200 di questi missili, sparsi su un'area di 12.600 miglia quadrate in Colorado, Nebraska e Wyoming. La nostra sezione presso la F.E. Warren Air Force Base ha la stessa missione di ciascuna delle altre 5, ovvero di mantenere in allerta un certo numero di missili balistici intercontinentali, di addestrare personale addetto ai lanci, tenerlo sempre pronto ad agire e lanciare determinati missili se ci venisse detto di farlo dal Presidente degli Stati Uniti. Qui alla F.E. Warren Air Force Base abbiamo il controllo di 200 missili balistici intercontinentali. Abbiamo 150 Minuteman III e 50 Peacekeeper. Siamo l'unica sezione ad avere attualmente il missile Peacekeeper. È nostra responsabilità mettere questi missili in allerta nei loro silos. È nostra responsabilità addestrare il personale dei centri di controllo lanci. Ed è nostra responsabilità addestrare il personale incaricato di recarsi alle postazioni per controllare la sicurezza dei missili. Ed è infine ancora nostra responsabilità fornire tutto il personale di supporto necessario ad adempiere a tutte queste missioni. Il mantenere gli ICBM in allerta è responsabilità degli uomini e delle donne dello staff Wing Operation e delle 4 squadre assegnate. Ogni squadra comprende 50 missili che vengono controllati da 5 capsule. Ogni centro di controllo lancio, detto capsula, è diretto da 2 uomini che hanno la responsabilità di 10 ICBM durante il volo. Queste persone possono in qualsiasi momento assumere il comando o controllo di missili aggiuntivi in voli di 10. È quindi concepibile che uno di questi staff potrebbe seguire via monitor la situazione di un'intera squadra di 50 missili. Una delle unità subordinate del 90th Strategic Missile Wing è il 400th Strategic Missile Squadron, il solo equipaggiato con il nuovo missile Peacekeeper. Lo squadrone è composto di 60-65 ufficiali, per la maggior parte luogotenenti o capitani junior. La loro età media è di 22-23 anni. I missilisti vengono assegnati alle unità dalle 3 fonti autorizzate previste, l'Air Force Academy, l'Air Force ROTC e l'Officer Training School. Vengono assegnati alle proprie mansioni e una volta fatto questo frequentano la scuola d'addestramento presso la base di Vanderbilt, California, istituto scolastico di proprietà del SAC e condotto dallo stesso. Qui per 14 settimane partecipano ad un rigoroso training che comprende un addestramento all'uso delle armi con controllo di quel che è necessario fare per renderle operative, nonché un intenso programma di emergenza di guerra detto IWO, perché di fatto comprendano la loro missione primaria quando faranno parte delle nostre basi.
Passato questo periodo di 14 settimane, vengono sottoposti a un test impegnativo in un addestratore o simulatore di procedure missilistiche per appurare il livello del loro comportamento in determinate situazioni tipo incendi, perdite di energia, problemi di comunicazioni e altri problemi che potrebbero dover affrontare. Viene infine valutata la loro conoscenza delle procedure EWA. Una volta terminati questi esami vengono assegnati alle sezioni missilistiche. Vengono qui e per 30 giorni li sottoponiamo a un ulteriore addestramento, che comprende ancora uso delle armi e situazioni di emergenza da guerra, per essere ancora più certi che siano a conoscenza e comprendano le nostre procedure locali e per renderci conto se sono pronti ad operare in situazioni di allerta. Operare in situazioni di allerta significa avere la responsabilità di 10 missili ad armamento nucleare enormemente distruttivi. Questi giovani ufficiali svolgono le loro attività in un centro di comando sotterraneo. Solo 2 ufficiali per ciascuno di questi centri di controllo lanci. Il membro più giovane del team viene qualificato Deputy Flight Commander. Il dovere principale di un deputy è di fornire supporto al suo comandante. Il comandante è l'unica persona che prende le decisioni. Tuttavia anche il deputy è di vitale importanza per il fatto che se vi fosse una decisione critica da prendere, a lui spetta dare l'input e tutte le informazioni necessarie a prendere questa decisione. Quindi la decisione definitiva spetta al comandante, ma questi si appoggia molto al suo deputy affinché lo aiuti a prenderla. Inoltre il deputy viene anche considerato esperto in comunicazioni. Dopo 2 anni durante i quali si presta servizio come deputy, i giovani missilisti partecipano a un altro programma d'addestramento per divenire comandante di volo, l'ufficiale che ha la responsabilità totale del centro controllo lanci. Il comandante è responsabile di tutte le attività all'interno della base controllo lanci, in particolare della sezione incaricata di rispondere di situazioni di sicurezza. È anche responsabile di tutte le azioni relative a ordini tecnici. Per farle bisogna che siano fatte bene e il comandante ne è il solo responsabile. Ci sono 10 postazioni di lancio in una base e il comandante di questo centro di controllo ne è totalmente responsabile. Questo significa garantire sicurezza giorno dopo giorno, sovraintendere le attività di manutenzione e via di seguito. Si trova lì per accertarsi che tutto venga fatto adeguatamente e correttamente in conformità alle direttive SAC. Stare in allerta significa lunghe giornate. I centri di controllo sono sparsi su una vasta area di praterie. Il giorno in cui siamo in allerta, il mattino inizia molto presto. In qualità di deputy sono responsabile di prelevare il veicolo che il comandante e io guideremo verso la località in questione. Prendo dunque il veicolo alle 7 del mattino e alle 7:15 il mio comandante e io ci riuniamo con il resto della squadra che partecipa all'allerta di quel giorno. Ci riuniamo brevemente con il resto della squadra prima di partire, poi alle 7:30 teniamo un briefing pre-partenza con il resto degli squadroni che andranno in allerta. Tutti i 20 gruppi si riuniscono. Dopo il briefing mattutino effettuato ogni giorno dell'anno, un gruppo in allerta passa fino a 3 ore in viaggio verso la sua base di controllo lanci. Qui il gruppo in arrivo riceve un rapporto da parte del personale addetto alla sicurezza della base. We have no LF checks to do in the flight area today. We're in road condition green, response condition 1. Gotten any SAMs this morning because of the Not this morning. I guess we'll get some later then. We're ready to go downstairs now. Ready, sir? Echo, Foxtrot, Golf, Echo, Bravo, Bravo. Thank you. Al piano di sotto significa centro di controllo, più di 50 piedi sottoterra in una capsula rinforzata con acciaio e cemento armato per resistere ad attacchi nucleari. Il centro controllo lanci si trova dietro enormi portelli anti-esplosione. L'area di controllo è completamente ed ermeticamente separata dalle altre zone della base. Il primo compito del gruppo è di controllare gli equipaggiamenti d'emergenza e salvavita che potrebbero venire utilizzati se il centro controllo lanci subisse un attacco. Vengono quindi introdotti
distrutti nel vero e proprio centro vitale della zona lancio missili da parte del gruppo precedente, che vanno a rimpiazzare. Il centro controllo lanci, o LCC, è contenuto in un'ulteriore capsula di cemento armato. Una volta all'interno dell'LCC, il nuovo gruppo viene aggiornato sulle condizioni dei missili. Dopo aver ispezionato il centro, pongono dei propri lucchetti sulla cassaforte che contiene le chiavi vitali necessarie per i lanci degli ICBM. Ogni procedura è attentamente controllata da norme SAC per accertarsi che non vengano effettuati lanci non autorizzati. Giorno dopo giorno, quando un gruppo assume il comando di una base lanci, il lancio dei missili non è certo il suo compito principale. Lo è invece il monitoraggio delle condizioni dei missili, di modo che, nel caso divenisse necessario effettuare un lancio, i missili possano rispondere adeguatamente. I missili possono subire delle rotture e bisogna ripararli, quindi la manutenzione occupa gran parte del nostro tempo. All'interno dei silos missili veri e propri, dei tecnici addetti alla manutenzione forniscono supporto al gruppo nel mantenere tutti i missili in stato perfetto in ogni momento. Queste persone hanno in media da 20 a 21 anni, provengono dall'aviazione e viene loro data completa autorità e responsabilità perché compiano in modo corretto il proprio lavoro. Io penso che svolgano assai bene i loro compiti, basandosi sul fatto che siamo perennemente in allerta. Il reparto manutenzione compie una tremenda mole di lavoro nel fornirci missili che siano sempre pronti al lancio. L'enorme potere distruttivo di questi missili balistici richiede la massima cura e attenzione nel trattarli. Il livello di prestazioni è molto alto, ma questo è quello che ci richiede l'opinione pubblica americana, ed è quello che queste persone riescono a dare. Quando hai a che fare con armi nucleari, non può essere altrimenti. La principale responsabilità delle armi così enormemente distruttive poste in questi silos ricade sui due ufficiali che controllano le armi stesse. Possono i giovani uomini e le giovani donne che ricoprono la carica di missilisti accettare tutta questa responsabilità? Sono in grado di lanciare armi nucleari se gli viene ordinato di farlo? Senza dubbio penserei a quel che potrebbe accadere se una cosa del genere dovesse venirmi richiesta, ma sono sicuro che tutti i membri di un gruppo sarebbero in grado di portare a termine il loro compito. Paradossalmente, i missili nucleari sono le uniche armi il cui successo dipende dal fatto che non vengano mai utilizzate. Fino ai nostri giorni, la pace tra le superpotenze è stata mantenuta grazie all'equità del terrore imposto dai missili balistici.